Benvenuti al TG Riviera dei Fiori, seconda edizione. Vi ricordiamo che dall'11 giugno siamo sul canale 216 del digitale terrestre Liguria TG24. Stessi appuntamenti orari, stesso approfondimento, i nostri dibattiti, ma dall'11 giugno noi siamo sul canale 216. Quindi continuate a seguirci come avete fatto per tutti questi anni anche sul canale 216 del digitale terrestre. E adesso veniamo alla cronaca. Operazione antidroga degli inquirenti per quanto riguarda Sanremo. È stata sequestrata marijuana per 200 grammi e anche 3 dosi di cocaina. Tutti i particolari nel servizio. A seguito dei servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto di spaccio di sostanze stupefacenti in questo centro cittadino, ieri sera è stato tratto in arresto un cittadino albanese di 30 anni che spacciava sostanza stupefacente a Borgo Marina e Borgo Foce. All'atto del controllo aveva con sé 3 dosi di cocaina già suddivise e confezionate per lo spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare oltre 200 grammi di marijuana e 800 euro in contanti, che riteniamo essere il provento dell'attività illecita. E questa mattina è stato presentato nella questura il nuovo vicequestore d'Imperia Lucio Aprile. All'incontro vi era anche il questore d'Imperia Pasquale Zazzaro, che ha pronunciato ottime parole nei riguardi del neo vice vicario. Aprile è nato a Napoli, ha 52 anni, la sua carriera è passata ad Alessandria, Novara, Pavia e Cagliari. E parliamo della Federazione Maestri del Lavoro d'Italia, che si prepara al convegno nazionale organizzato nel Parafiori, domani e sabato a Sanremo. Si attendono più di 500 delegati. Si parlerà tra l'altro di evoluzione del mondo del lavoro nel processo di globalizzazione e relativi riflessi. Ci sarà presente anche tra gli altri relatori, Confindustria a livello regionale, a livello provinciale, e il presidente provinciale Alessandro Bocchio presenta un particolare relatore. Sì, allora si parlerà, innanzitutto ci sarà il mondo del lavoro, il mondo dell'industria, il mondo della Confindustria che ci ha aiutato veramente nell'organizzazione. Noi siamo maestri del lavoro, siamo praticamente i corrispondenti dei cavalieri del lavoro, ma diciamo la parte povera. Noi siamo nominati dal Presidente della Repubblica maestri del lavoro. E siamo però segnalati dalle nostre industrie, per motivi di valore lavorativo. Ogni 2 anni organizziamo un convegno nazionale. 2 anni fa è stata Rimini con 480 persone. Quest'anno purtroppo siamo in un momento di recessione. Penso che saremo 400 persone. Abbiamo riempito gli alberghi di Sanremo e il convegno è basato sull'incontro. Il primo giorno ci saranno dei relatori di grande importanza, professori universitari, c'è Ivan Lobello che è il vicepresidente nazionale della Confindustria per l'Education, quindi una persona di grande spessore, praticamente una persona eroica, addirittura in Sicilia cosa ha fatto? Ha buttato fuori dalle aziende, cioè fuori dalla Confindustria, tutte le aziende che pagavano il pizzo. E poi ci sono dei professori universitari, Carlo Enrico, Veglio della Solombarda, e parleranno della situazione del mondo del lavoro e del mondo della scuola. Ospiti che verranno da dove? Verranno allora, ospiti vengono da tutta Italia, dalla Sicilia avremo 2 aerei che sbarcano a Torino e poi affittano dei pullman e arrivano da Catania, mi sembra che ce ne siano 25, da Siracusa di nuovo una trentina. Poi Qualcuno anche dall'estero? dall'estero viene da Berlino, abbiamo un maestro del lavoro perché abbiamo i consolati esteri anche, non solo italiani, siamo divisi in consolanti, la sede generale è a Roma, no? La nostra sede, assieme a quella dei Cavalieri del Lavoro nello stesso palazzo, e abbiamo anche, diciamo, i consolati esteri dove c'è un presidente dei consolati esteri che ci sarà domani, verrà da Milano, quindi, cioè dopodomani, non domani.
Presidente, un appuntamento di prestigio anche perché ci saranno ospiti di primo livello. Sì, assolutamente sì. Innanzitutto fa piacere che sia ospite questa associazione nazionale e il congresso nazionale che venga fatto a Sanremo, anche per un indotto a livello turistico, perché da quello che è stato detto porta come minimo 500 persone, quindi non è una cosa da poco. Altra cosa è la presenza del vicepresidente di Confindustria, Ivan Lobello, che è un neo presidente con la delega Education, che ormai ha già solcato il nostro territorio per parecchie occasioni, quindi ci fa molto piacere della sua presenza e penso che sia un valore aggiunto a questo congresso. E per concludere direi che sostanzialmente il rapporto che si è instaurato con i maestri del lavoro per noi per Confindustria è un elemento importante, soprattutto in questo momento dove si parla di meritocrazia e di attaccamento alle imprese. Quindi ritengo che sia un giusto binomio che bisogna portare avanti. Come detto, Lobello era già arrivato nelle nostre zone in passato, è un po' considerato un simbolo in Sicilia per la lotta alla mafia. Assolutamente sì, diciamo che con le sue azioni svolte quando era in carica come presidente di Confindustria Sicilia ha dettato regole molto importanti che poi sono state estese a tutto il territorio nazionale e di lì che poi un po' è partita un po' la nostra filosofia, che si è tradotto anche con i protocolli a livello nazionale con Confindustria che noi abbiamo sottoscritto come prima territoriale a livello italiano. Continua il malessere demografico della Liguria, Imperia e numeri danno un quadro abbastanza sconsolante per quanto riguarda i cambiamenti dal 2008 al 2011. Questa è l'immagine data dal report economico curato dall'ufficio economico della CGIL Liguria attraverso Bruno Spagnoletti. Il settore che maggiormente ha risentito è stato anche quello dell'agricoltura con un meno 2% e sembra che tra i 15 e i 65 anni i numeri dicono che uno su due persone che potrebbero accedere nell'ambito lavorativo invece non riesce. Dati allarmanti di questo report presentato ieri in Camera di Commercio, ma ne parleremo ancora. E sabato prossimo 9 giugno, primo Giraglia meeting medico per quanto riguarda l'Hotel de Paris, l'organizzazione dell'UGL Medici a livello nazionale. Ce ne parla il dottor Danilo Papa della segreteria nazionale dell'UGL Medici con Bruno Tacchi, presidente del Panathlon. Dunque, la motivazione è unire delle manifestazioni scientifiche a grandi manifestazioni sportive. Quest'anno il nostro programma è Milano-Sanremo, Giraglia e Rally di Sanremo. Abbiamo raccolto tutta una serie di partners importanti, il Comitato Paralimpico, prima di tutto la Regione Liguria, il Comune di Sanremo, il Panathlon che ci sta dando una grossa mano e imprenditori e altri sponsor per sostenere queste nostre iniziative. Ecco, sabato di cosa parlerete? Parleremo soprattutto della sicurezza negli sport acquatici, infatti verrà il dottor De Luca che è il primario della medicina iperbarica del San Martino e poi alcuni testimonial di sportivi disabili che stanno dando grandi soddisfazioni al nostro sport regionale e nazionale. Perché queste tematiche? Ma diciamo che unire la medicina, lo sport e il turismo mi sembra che sia, oltre che una cosa bella e interessante, anche una cosa utile per le nostre comunità. La parte del Panathlon, presidente Bruno Tacchi. La parte del Panathlon si collega con quanto diceva qui il dottor Danilo Papa. A livello sportivo il Panathlon è sempre presente, se voi sapete che è un'associazione che si occupa soprattutto di sport, di disabilità, e per noi il progetto che lui vuole presentare sabato mattina è stato un piacere collaborare per questa bella manifestazione. Poi il proseguo delle manifestazioni, noi ogni mese facciamo dei meeting a favore di giovani, premiamo soprattutto ragazzi che sono adibiti solo allo sport. E il Panathlon è un'azione, è un movimento che promuove tutte le azioni sportive. E curiamo soprattutto, e ripeto, insisto sulla disabilità, perché è un settore che purtroppo viene dimenticato. A proposito di disabilità, sabato mattina? Sabato mattina avremo il dottor Della Gatta, che è il vice segretario regionale del Comitato Paralimpico e coordinatore nazionale per gli eventi sportivi internazionali tipo Global Games che abbiamo avuto l'altro anno, e ci porterà alcuni ragazzi
particolari doti sportive veramente eccezionali che merita proprio conoscere. Se passerete, diciamo, a filmarli, vedrete che sono persone di grande valenza sia sportiva ma anche morale. Questo direi che per lo sport in questo momento direi molto importante. Quindi l'appuntamento per il Giraglia Primo Medical Congress è per sabato dalle 9 alle 13 all'Hotel de Paris di Sanremo. Anche quest'anno l'AS Imperiese organizza Benessere Donna, manifestazione aperta a tutta la popolazione che rientra nelle iniziative di sensibilizzazione rivolte alle persone, a donne e uomini su temi ben particolari in ambito sanitario. Domani pomeriggio dalle 15.30 alle 18 presso il Teatro del Casinò vi sarà un incontro divulgativo aperto a tutta la popolazione. Vi saranno dei micro interventi da parte di specialisti per diffondere l'importanza della prevenzione nei diversi settori, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione dei tumori al femminile, ma non solo. Vi sarà tutta una particolare attenzione dell'ASL per quanto riguarda ad esempio tutto l'apparato del colon, stomaco, eccetera. Parleremo di questo poi diffusamente. L'appuntamento è dalle 15 alle 13.30 presso il Teatro del Casinò di Sanremo. Invece sabato un altro evento sempre a Sanremo, ne abbiamo già parlato, tutta dritta, la maratona che si corre sulla pista ciclabile, molti gli atleti attesi. Il servizio. Presidente, è tutto pronto per la tutta dritta a Sanremo? Sì, direi di sì. Domani mattina alle 9 si apre l'Expo, quindi i padiglioni espositivi dove ci sono delle presenze dei nostri sponsor, dei nostri partner, ma poi di Area 24, di gente che ha lavorato per questa importante opera che è questa, diciamo, pista ciclabile che vogliamo promuovere. Noi avremo dei nostri partner che presentano anche i loro prodotti, alcuni sono prodotti liguri e quindi gente che ci accompagna sempre per questo, perché poi dopo la gara ci sarà il buffet, quindi ci sarà la cena offerta a tutti i corridori, per cui vogliamo far conoscere anche i produttori. Pronto, il percorso è pronto. La partenza sabato alle 18.30 da Riva Ligure e l'arrivo a Sanremo. 18.30 arrivo Ligure, arrivo a Sanremo, al luogo dove il comune di Sanremo ha messo la targa intitolata ad Orando Pietri, che è stato quel grande uomo che nel 1908 non è riuscito a tagliare da solo il traguardo alle Olimpiadi di Londra e poi venne squalificato. Tutta dritta è una gara aperta a tutta la cittadinanza, anche quelli che non sono atleti, no? Assolutamente sì, insistiamo sul fatto che si può farla anche camminando e che invitiamo tutti quelli che frequentano le palestre a partecipare, perché è una prova del campionato italiano delle palestre, quindi è un modo per uscire una volta l'anno dalle palestre, ma tutti possono farla, anche i ragazzini, anche quelli giovani, perché non c'è bisogno di correre a tutta velocità, si può arrivare con calma. Per l'iscrizione rivolgersi in piazza Borea Dolmo. Anche sabato mattina in piazza Borea Dolmo ci si può iscrivere. Un'occasione in più per avere una grande manifestazione sportiva a Sanremo, tra l'altro innovativa, nel senso che tutta dritta è stata fino adesso una specifica solo di Torino, aver convinto attraverso grazie a Area 24 la Touring Marathon a organizzarla a Sanremo è un punto di d'orgoglio per la nostra città e non solo per la nostra città, visto che attraverserà anche Riva Ligure ed Arma di Taggia, quindi per tutta la nostra pista ciclopedonale. Sarà una manifestazione, io penso, bellissima, che metterà in luce le bellezze del nostro paesaggio. Speriamo che sia l'anno zero, cioè che diventi il primo appuntamento tutta dritta al di fuori della città di Torino, che diventi storicamente famosa e bella come lo è già stata a Torino in tutti questi anni. È stata per noi sicuramente una grande occasione per promuovere la pista ciclabile fuori dal nostro territorio, in particolare nel bacino nord-ovest, dove Touring Marathon è un'organizzazione ormai molto consolidata, con un network molto importante e un circuito di eventi sportivi di grande rilievo, all'interno dei quali nei villaggi noi saremo sempre presenti. E quindi, diciamo, è una partnership che mira soprattutto a promuovere la nostra pista ciclabile, che, lo voglio ricordare, è la pista ciclabile più bella d'Europa. Ci si aspetta dei partecipanti anche da fuori Sanremo, no?
Ma mi dicevano, senza voler creare delle aspettative, gli amici di Tori Marathon che raccolgono le iscrizioni a Torino, che pare siano già oltre 400 le iscrizioni di fuori, soltanto da fuori. Questo significa che ci aspettiamo dei numeri abbastanza interessanti. Adesso vedremo, perché come tutte le cose occorre fare il consuntivo dopo che c'è stato l'evento, però insomma le aspettative sono positive in rapporto all'interesse che stiamo registrando. E ancora un evento nel fine settimana, domani e sabato nelle sale del Casinò si svolge il terzo torneo regionale Arriva all'estate di Burraco e Bridge. Sono attesi più di 400 giocatori per complessivi 120 tavoli. Le premiazioni poi sabato sera dopo l'ultima gara, una gara particolare, la Baby Night, aperta a tutti i giocatori anche che non hanno partecipato al torneo, sempre giocatori di Burraco e di Bridge. Bene, siamo in chiusura del nostro notiziario. Spazio approfondimento, avremo con noi il presidente provinciale di Confindustria Imperia Alessandro Bocchio. Si parlerà di economia, delle varie sofferenze, ma anche di temi nazionali e dei loro riverberi in ambito provinciale e locale. Adesso invece Achille Penelatore col Meteo Liguria. Naturalmente vi dobbiamo ricordare il canale 216, dall'11 giugno il TG Riviera dei Fiori, gli approfondimenti, i suoi dibattiti, insomma tutto il TG Riviera dei Fiori passa sul canale 216. Rimanete con noi, grazie. Signori, a tutti buonasera. Ancora pressione livellata intorno ai 1012, 1013 ectopascal, però vi ho già annunciato che per domani, venerdì, ci aspettiamo una debole perturbazione. Purtroppo però non sarà l'unica, l'altra è prevista tra lunedì e martedì. Comunque il sabato, o perlomeno il pomeriggio del sabato e la domenica, sono salvi. Ecco la perturbazione che sta per arrivare, che arriverà domani mattina, già un primo temporale prefrontale qui nelle regioni prealpine e sulla Francia, però ve l'ho detto, questa qua è piuttosto debole. Invece bisogna guardare qua in aperto Atlantico, a nord delle Azzorre, sarà quella che ci interesserà lunedì, un pochino più intensa. Mandiamo la prima cartina, domani, venerdì, alle ore 14, vedete che la perturbazione sta per arrivare, quindi al mattino sì, avremo un aumento della nuvolosità, questa notte è ancora poco nuvoloso, qualche nuvola bassa, ma domani mattina aumento della nuvolosità, fra il pomeriggio e la sera la possibilità di qualche debole, isolata precipitazione. Un vento tra est e sud-est che andrà incontro alla perturbazione, 5-15 nodi localmente venti, col mare tra poco mosso e mosso, le temperature in lieve aumento. Vediamo adesso la cartina successiva, è quella del sabato. La perturbazione si allontana, però c'è questa occlusione, questa ritornante occlusa che nel pomeriggio ci darà qualche breve temporale proprio da monte verso mare e poi dalla sera relativamente parziali schiarite, soprattutto diciamo risolutive schiarite ma a tempo determinato, perché vi ho già parlato che qualcosa non andrà lunedì. Comunque da sabato sera andremo meglio. Il vento si orienterà a nord-est dopo il fronte occluso, 10-20 nodi, mare mosso o stirato, lieve calo delle temperature. Possiamo andare alla giornata di domenica. Domenica, vedete, non ci sono perturbazioni in giro, perlomeno sul territorio italiano. Questi sistemi frontali ondulati scorrono a nord delle Alpi, però ecco qui che si avvicina questo primo fronte freddo e poi ce n'è un altro dietro. E questi fronti freddi coinvolgeranno le giornate di lunedì e martedì, però domenica ampie schiarite, poco nuvoloso, qualche nuvola di pomeriggio, un vento da ovest-sud-ovest in prevalenza, debole, 5-15 nodi, mare poco mosso, temperature, io direi in allegro aumento domenica, sarà un'isola, perché poi lunedì, ecco, prego la regia di mandare l'ultima cartina di Bracknell di lunedì, ecco che si avvicina molto da ovest, scavando una depressione, l'altra perturbazione. Lunedì al mattino ancora qualche schiarita, le ultime, nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità e temporali in arrivo dalla Francia, che interesseranno anche la giornata successiva, quella di martedì. Il vento ruoterà in senso orario anticiclonico sul Golfo di Genova, 10-20 nodi, anche 25 al largo, per cui il mare diventerà mosso o molto mosso, temperature purtroppo in calo. Grazie, noi ci vediamo domani sera.